Io la settimana scorsa avevo già detto che la reazione che c'era stata a Rosarno era una reazione importante e quindi il vero Avellino è quello là che si sta costruendo domenica per domenica. Oggi per fortuna abbiamo vinto questa partita meritatamente, secondo me. E quindi bisogna continuare su questa falsariga, con impegno, determinazione e sicuramente, come avevo prospettato la settimana scorsa, i risultati alla fine verranno. La settimana scorsa è mancata soprattutto la fortuna, perché non solo per demerito nostro abbiamo pareggiato e abbiamo perso la partita con ad Interreggio, quindi fortuna oggi forse ce n'è stata poca, nel senso che c'è stata molta bravura da parte nostra, c'è stata quella determinazione di voler vincere a tutti i costi, però io penso che molte volte la fortuna si costruisce, se la costruisce uno se la costruisce da solo. Sì, per questo sono contentissimo perché sto facendo bene, anche se oggi secondo tempo fisicamente non è che stavo al top, perché comunque lo sapevo già, era un mese che stavo fermo. La partita scorsa a Rosarno ho retto fino al 90esimo, perché comunque era la prima settimana che mi stavo allenando, forse stavo più fresco. Questa settimana si è sentito i carichi di lavoro che ho fatto e l'ho risentito un po' oggi, però importante era vincere, ci siamo riusciti alla grande. È arrivata questa benedetta vittoria e la dedichiamo al pubblico che ci teneva tantissimo e alla società che veramente sta facendo tantissimi sacrifici. E adesso prepariamo questa partita di Palazzolo con molta più serenità e tranquillità, dove cercheremo di puntellare un po' qualche piccolo errore che abbiamo fatto oggi, però la cosa più importante era vincere oggi e ci siamo riusciti con grande merito.